Dal Vangelo secondo Luca. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Qual è la misura da misurare? E il metro di misura, il criterio di misura, secondo Dio è la misericordia. E non è solo una cosa però che può essere secondo Dio, ma può essere anche secondo noi. Cioè noi da cristiani, qual è il nostro metodo o metro di misura, il nostro criterio con la quale giudichiamo le cose o le persone? Se è il metodo o il metro dell'efficienza, dell'efficacia, della simpatia, della bellezza, non ci stiamo. Ci sono misure che sono adatte solamente a noi. La misericordia è un metro di misura universale. Se entriamo nella categoria della misericordia, entriamo in una categoria che ci rende felici. Non stiamo più lì a guardare se uno ha sbagliato, come ha sbagliato. Certo, ci sono gli errori, ci sono momenti in cui si arrabbia, ci sono momenti in cui si chiede perdono, ma il metodo della misericordia ti concede sempre di allungare un pelo in più, di non stare dentro degli schemi o delle misure che tu stesso decidi, ma allarghi sempre di più, le maglie si allargano, si allarga il tuo cuore. Il cuore di chi è nella misericordia è sempre un cuore largo, dilatato, semplice, tranquillo, che non guarda agli errori, ma guarda sempre a come si può ricominciare. E allora anche tu, la tua misura sia proprio la misericordia. E come cristiani, la nostra misura sia la misericordia. Perché se questa è la nostra misura, anche Dio ci misurerà con questa misericordia. E allora sì, ci sentiremo salvati.